Amici sportivi, amanti del grande wrestling, benvenuti a un nuovo appuntamento con le telecroniche del Pandita. Quest'oggi siamo a Raw in una puntata molto molto particolare, perché se vedete bene sull'ingresso dello stage, ai lati dell'ingresso dello stage, ci sono due podi con delle, diciamo, non mi viene mai in mente il termine tecnico, comunque i bustolotti tipo quelli del lotto, perché ovviamente non è che a Raw fanno le stazioni del lotto, ma questa è la puntata del draft del 2004, un draft che poteva essere iconico, ma così non è stato, non fu, perché alcuni spostamenti che dovevano avvenire effettivamente poi non avvennero più, tra cui quello più famoso, ovvero lo spostamento di Triple H da Raw a SmackDown. Io rimasi molto deluso al tempo, ricordo quando vidi la puntata e vidi il faccione di Triple H all'inizio di puntata, il Titantron di Triple H a SmackDown, poi Kurt Angle che entrava e diceva che lo spostamento era stato annullato, rimasi molto molto deluso. Ma non parliamo di draft, ma parliamo del match in questione, perché è un match valevole per i titoli di coppia detenuti da Booker T e Rob Van Dam, che questa sera difendono le cinture dall'assalto di due quarti dell'Evolution, ovvero Ric Flair e Batista. Partono i due ex campioni WCW, Booker T da una parte, Ric Flair dall'altra. Ric Flair probabilmente il più grande campione WCW di sempre, comunque colui che ha vinto più titoli del mondo in assoluto nella storia, il lottatore più scorretto di sempre, che qui riesce a lottare ad armi pari con Booker T. Qui attenzione, bello questo leapfrog da parte di Booker T, che poi abbatte il Nature Boy con uno standing dropkick. Però qui Ric Flair riesce subito ad interrompere l'azione di Booker T per dare il tag alla powerhouse del team, ovvero Batista. Eccolo qua, che va dritto per dritto su Booker T, a risvip all'angolo, ma Booker T riesce ad evitare il colpo con Batista. Attenzione, dà il tag a Van Dam, sicuramente il lottatore più agile del match, che va all'attacco di Batista. Quindi qui abbiamo una composizione dei team abbastanza equilibrata, perché da una parte abbiamo la velocità e la forza, quindi Booker T e Rob Van Dam, e dall'altra parte abbiamo sempre la forza, ma abbiamo l'astuzia, quindi Batista e Ric Flair, che ricordiamo già sono stati campioni del mondo. Ricordiamo, lo vinsero le cinture di coppia ad Armageddon 2003, in quella notte che divenne poi venne ricordato appunto per venne ricordato come la Clash dell'Evolution, perché tutti e quattro i lottatori della stable uscirono vittoriosi da quel pay-per-view, ma soprattutto uscirono campioni da quel pay-per-view, nel senso che praticamente monopolizzarono le cinture del roster di Raw, con ciascuno di loro che era in possesso di una cintura. Triple H campione del mondo, Randy Orton campione intercontinentale, Eric Flair e Batista i titoli di coppia. Mancava solamente il titolo femminile e il quadro era completo. Quindi diciamo, per quanto riguarda il wrestling maschile, l'Evolution deteneva tutti i titoli. Poi Triple H, come ben sapete, ha perso il titolo a WrestleMania da Chris Benoit in quel bellissimo triple threat match. Batista e Ric Flair persero le cinture proprio contro Booker T e Rob Van Dam, se non ricordo male. L'unico che al momento di questo match ha una cintura è Randy Orton, che a WrestleMania non ha neanche difeso la cintura, visto che è stato coinvolto assieme ai compagni dell'Evolution in un handicap match contro la Rock and Sock Connection. WrestleMania, edizione di WrestleMania, dove Booker T e Rob Van Dam difesero le cinture in un match a quattro coppie. Nel frattempo Ric Flair ha messo in difficoltà Booker T utilizzando come sempre le sue azioni scorrette. Qui chop da parte di Ric Flair, tenta lo schienamento, sono conto di due da parte dell'arbitro Mike Chioda. Il match continua con Ric Flair che va ancora all'assalto di Booker T. Guardate qui, Ric Flair
Aveva all'epoca 52 anni o 54, non ricordo bene, o 50, comunque aveva già superato la cinquantina, però sapeva ancora il fatto suo. Ha alzato Booker T, che è un lottatore ben più alto e ben più possente di lui, lo ha alzato come se niente fosse. Quindi un Ric Flair ancora in ottimo stato, nonostante l'età avanzata. E qui Ric Flair continua nella sua offensiva su Booker T, ancora una chop da parte del Nature Boy, che ancora continua la sua offensiva, però Booker T risponde colpo su colpo e qui c'è uno scambio di colpi tra i due. Sembra Booker T ad avere la meglio, a sweep all'angolo, Ric Flair a subire, poi alza il gomito, non nel senso che beve. Beh, diciamo che Ric Flair, come dire, nella vita privata tuttora è uno che beve parecchio, e qui però Ric Flair purtroppo finisce vittima dell'azione di Booker T, che lo fa volare dalla terza corda. E qui, attenzione, Rob Van Dam, Five Star Frog Splash, così dal nulla, da parte di Rob Van Dam, che riceve il tag da Booker T, va per lo schieramento. Ma che succede? A quanto pare, no, Rob Van Dam voleva evitare che lo schieramento venisse interrotto e quindi ha preferito proprio evitare di schienare Ric Flair, quindi è andato fuori dal ring. Nel frattempo, dopo la pausa pubblicitaria, si rientra con Booker T e Batista, i lottatori più possenti di entrambi i team. Qui Booker T evita l'attacco di Batista e poi lo colpisce con un super kick di rara potenza. Attenzione, Batista un po' intontito, Booker T ha bisogno del tag e lo ottiene da Rob Van Dam, che va sulla terza corda. Attenzione a Booker T, che mantiene Batista bello fermo, così da permettere a Rob Van Dam di andare con un calcione molto ben eseguito. Attenzione, schieramento 1-2. No, solo conto di 2 da parte dell'arbitro Mike Yoda, anche perché Ric Flair ha interrotto lo schieramento in tempo. Così il match continua. Attenzione però, Booker T, purtroppo, senza volere, favorisce il team avversario, perché per protestare distrae l'arbitro, che ovviamente non vede l'intervento di Ric Flair, che colpisce con una cazzimma e una cattiveria incredibile Rob Van Damme al ginocchio con una chop block. E qui ovviamente Ric Flair si fa dare il tag da Batista e ovviamente continua l'operato sul ginocchio di Rob Van Damme. Questa è solo una fase preparatoria a una cosa che ovviamente conoscete benissimo, ovvero la mossa finale di Ric Flair, che arriva adesso, la figure 4 leg lock, la figura 4 al centro del ring, bello lontano dalle corde. Con questa mossa Ric Flair ha battuto i migliori del wrestling, da Sting a Ricky Steamboat, da Terry Funk ad Hulk Hogan, da Roddy Piper a Goldberg, no, Goldberg no, però li ha battuti tutti. E qui attenzione a Van Damme, cerca in qualche modo di rovesciare la situazione, e qui con un dispendio di energia incredibile cerca di trascinarsi e trascinare Ric Flair alle corde, così Ric Flair deve assolutamente interrompere la presa, cosa che avviene immediatamente. Bravo Rob Van Damme, però secondo me questo sforzo può essere deleterio per lui. E qui vediamo Ric Flair che continua ad attaccare Rob Van Damme, un Rob Van Damme che ha un bisogno enorme di dare il cambio a Booker T, e qui cerca in qualche modo di uscire dalla situazione. Lo fa sfruttando le sue doti di agilità, con Ric Flair che va giù con la sua Flail Flop, una delle sue mosse caratteristiche. Attenzione Ric Flair, attenzione ancora, spinning il kick però da parte di Rob Van Damme, che adesso deve assolutamente dare il cambio a Booker T, e lo fa! Ma arriva anche Batista, ma non c'è storia per Booker T, che
che va dritto per dritto su Battista. Irish Whip rovesciato, shoulder block da parte di Booker T su Battista, attenzione, calcione su Battista, entra Nick Prayer ma entra solo per subire la clothesline da parte di Booker T, che va ancora con un chop e un pugno e un'altra chop e un altro pugno. Un Booker T veramente on fire in questo, in questa parte del match. Harry Smith rovesciato, ancora Booker T evita l'attacco di Battista, attenzione, bookend, bookend da parte di Booker T, che adesso si toglie, scioglie i capelli e lo fa per la sua signature maneuver, ovvero lo Spinaruni, e tutto il pubblico impazzisce come impazzisce Ric Flair, che subisce il calcione da parte di Booker T, che può andare per lo scissor kick perfettamente a segno. E attenzione, c'è l'uno, c'è il due, ma Ric Flair è ancora presente nel ring e interrompe lo schieramento. Rientra Rob Van Dam, che va ad attaccare Ric Flair, attenzione, Rob Van Dam, Rolling Thunder su Ric Flair. Ormai gli equilibri sono andati a farsi benedire, attenzione però Batista, che può andare dal nulla con la Batista Bomb, vediamo se connette, ma attenzione Rob Van Dam, colpisce Booker T alle spalle, Rob Van Dam ha sbagliato il bersaglio e colpisce Booker T, errorazzo da parte di Rob Van Dam, che adesso permette a Batista di poter andare per la Batista Bomb a segno. Attenzione, 1, 2 e 3, Batista e Ric Flair ritornano ad essere campioni di coppia del roster di Raw. Un match che stava andando sui binari della conservazione dei titoli da parte di Booker T e Rob Van Dam, ma è bastato un errore grossolano da parte di RVD e questo ha permesso a Batista e Ric Flair di tornare in possesso delle cinture di coppia del roster di Raw. Quindi Batista e Ric Flair sono per la seconda volta campioni di coppia di Raw, ovvero i World Tag Team Champion. E qui li vediamo nel replay, Batista che stava andando per Batista Bomb, però qui Batista è anche bravo perché stava capendo che Rob Van Dam lo stava per colpire, cosa fa? Spinge via Booker T così da permettere a Rob Van Dam di colpire non Batista ma Booker T, e ovviamente poi c'è stato la Batista Bomb che ha provocato la vittoria dei titoli e del match per Batista e Ric Flair. E su queste immagini io vi ringrazio per aver visto questo video, vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video sempre qui su YouTube.